Cocco resistente alla meticillina, l'Aureus USA 600. Bailey. Dottoressa Bailey, non dovrebbe star qui ora. Sì, parla di me. Vorrei sentire. Sta a voi. Abbiamo un protocollo per una ragione. Ok, ai voti. Lei resta. Lo stafilococco aureus USA 600 è un'infezione resistente agli antibiotici, con una gamma di sintomi che va dal rash cutaneo alla sepsi fatale. Siamo risaliti alla fonte dell'infezione, è un medico. La dottoressa Miranda Bailey è portatore del MRSA USA 600. Ma il vero colpevole sono i guanti. Secondo i registri, i guanti chirurgici in uso al momento del contagio, il 15 marzo, sono fabbricati dalla Hemming Synthetics Incorporated. Siamo passati ai guanti della Hemming quando qui c'era la Pegasus. I test rivelano difetti di fabbricazione, microscopici tagli nei guanti che hanno facilitato la trasmissione dello stafilococco USA 600 ai pazienti della dottoressa Bailey. È opinione del CDC che se non fosse stato per i guanti difettosi, i pazienti non sarebbero stati infettati. Quanto alla dottoressa Bailey, raccomandiamo misure di disinfezione prima di tornare alla cura dei pazienti. Molto bene. Grazie. Il miglior risultato possibile. Ecco le copie del nostro rapporto. Il CDC vi ringrazia per il vostro tempo e la collaborazione. E vi prego di non esitare a chiamare il mio ufficio se voleste chiarimenti. Grazie. Adesso.